La bellissima cornice della piscina di Catanzaro al Poligiovino ha inaugurato il Meeting Calabria di nuoto voluto dal Comitato Regionale XEN, il Centro Sportivo di Educazione Nazionale. A fare gli onori di casa la Calabria Swim Race del presidente Domenico Gallo, con il quale tutti i partecipanti si sono congratulati per l'ospitalità e la perfetta gestione dell'impianto e dell'evento. Alla base dell'iniziativa lo spirito promozionale che anima la filosofia XEN, come ha sostenuto Francesco De Nardo, presidente del Comitato Catanzarese, lo scopo fondamentale di questo nuovo progetto dedicato al nuoto non è l'agonismo a tutti i costi, ma la valorizzazione dell'attività sportiva come veicolo di benessere e socializzazione che non conosce differenze di alcun genere e che avvicina anziché dividere nella competizione. Ci tengo a ringraziare, dopo aver ringraziato tutte le società partecipanti senza le quali non avremmo potuto fare alcunché, perché ricordiamoci che l'unione fa la forza. Oggi siamo a Catanzaro e chiaramente parteciperanno tutte le società che vengono da Cosenza, da Rossano, da Sibari, da Tarsi, eccetera, eccetera. Ma la prossima volta saremo a Cosenza e quindi anche quelli di Catanzaro verranno a Cosenza, nonché quelli di Rossano, eccetera, eccetera. Poi faremo la tappa di Rossano, per cui ci teniamo che tutte le tappe siano piene di ragazzi da tutta la Calabria. E quindi farei un applauso pure a colui che tecnicamente ci sta insegnando come fare, a Giovanni Cullo, facciamo un bel applauso. E poi niente, direi evviva il nuoto, evviva lo XEN, grazie. La prima tappa del circuito ha preteso l'impegno del presidente regionale XEN Antonio Caira e di quelli provinciali De Nardo, Tarantino, Papaleo e Romano, i quali stanno lavorando affinché dopo queste prime felici quanto inedite esperienze 2018, nel prossimo anno il circuito si estenda a tutte le province della Calabria. Intanto a Catanzaro sono state le società XEN del Cosentino a farsi trovare pronte, invadendo con le loro famiglie il Poligiovino e trascorrendo una bella giornata in vasca e sugli spalti. Rende Nuoto, Tarsia Nuoto, Nemo Cosenza, Esplora Rossano, Rago Nuoto e Salute Bisignano, Piscina Vivere il Nuoto di Corigliano, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno preso parte all'evento, dimostrando sano agonismo. Nella prossima tappa di Rende, prevista per domenica 17 giugno, si aggiungeranno proprio le società XEN di Catanzaro e di Vibo Valentia, in un interscambio difficile in altri settori, naturale in questo del nuoto. I ragazzi e le ragazze che si sono cimentati in gare individuali e staffette hanno dato il massimo delle loro capacità, ma soprattutto si sono divertiti sotto gli occhi partecipi e stupiti dei loro genitori, che hanno gremito gli spalti della piscina facendo il tifo per tutti. Nonostante il nuoto sia una disciplina nuova, nell'ambito XEN Calabria è stato riscontrato tanto entusiasmo e le richieste di adesione crescono di settimana in settimana. Io farei innanzitutto un applauso ai ragazzi che oggi saranno i veri protagonisti della manifestazione. Un applauso da parte dei ragazzi ai genitori che con tanta pazienza li accompagnano tutti i giorni a fare nuoto e si occupano di far fare sport. Poi chiaramente dobbiamo fare un applauso ai cronometristi e ai giudici senza i quali non potremmo sicuramente organizzare alcunché, quindi ringraziamo sia la Federazione Cronometristica che la FIN per averci concesso i giudici assolutamente super professionali e cronometristi come quelli che vedete nelle gare super professionali. Per il resto un applauso lo farei a Domenico Gallo e al suo staff che ci sta ospitando in questa splendida piscina.